Di nuovo in diretta, gentili telespettatori ed appassionati, alle ore 17:36, pronti a salutare il presidente dell'ANAC, nonché adesso direttore del Trottatore, Roberto Toniatti. Ben trovato, presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, l'ANAC torna a editare internamente il Trottatore, no? La rivista destinata ai soci naturalmente dell'ANAT, agli allevatori e più in generale a tutti gli appassionati di trotto attraverso chiaramente il sito internet e i canali social dell'ANAC. Dobbiamo dire un bel ritorno ed è un'iniziativa assolutamente importante, prestigiosa. Ho subito una bella notizia con l'intervista naturalmente al sottosegretario Patrizio La Pietra, presidente. Beh, era un atto dovuto, il ritorno del Trottatore è comunque un vanto per l'associazione avere una rivista che comunque lega tutti gli allevatori italiani. Non averla fatto, averla fatta diciamo a spizzichi e bocconi, cartacea, quando ormai il cartaceo insomma, viene seguito poco, cioè ci abbiamo ragionato un po' sulle soluzioni da trovare. Comunque, era una cosa che era da fare e siamo contenti di averla fatta uscire adesso in questi giorni. Come primo numero del nostro nuovo consiglio ci sembrava sacrosanto intervistare il sottosegretario che è stato anche molto gentile e si è reso disponibile. Il sostegno all'allevamento è la priorità, questo insomma il titolo la dice tutta, no? Sul fatto di come si guardi naturalmente come un po' nel settore giovanile del calcio e tutti gli altri sport all'allevamento che naturalmente ha una priorità in senso assoluto, Presidente, non c'è dubbio su questo. Beh, diciamo che io, vabbè, sono presidente da 6 mesi, anche se sono ippico da ormai 40 anni, e mi viene spontaneo dire che questo nuovo governo sta dimostrando un'attenzione decisamente superiore, lo sentiamo molto più vicino di governi precedenti. Questo ci fa ben sperare. È anche l'atteggiamento appunto del sottosegretario che è chiaramente il primo uomo più vicino al ministro dell'Agricoltura e anche il suo atteggiamento ci fa ben sperare. Sì, l'intervista poi ha toccato dei contenuti molto, mi sembra, interessanti, molto importanti e al di là del problema ovviamente delle risorse ha toccato anche il problema dell'IVA che è una cosa epocale perché torniamo un po' a com'era tanti anni fa con l'IVA giustamente al 10% paritetica di tutte le altre taglieguine. Noi abbiamo subito un trattamento ingiusto, terribile, quando ci fu alzata al 22%, rendendo la vita difficile un po' a tutti gli operatori. Adesso auspichiamo che a brevissimo ritorni perlomeno al 10%. Se non, adesso io, cioè, sperare sempre lecito, equipararla all'IVA francese, comunque sia 10 o 5, adesso al di là dei numeri, l'atteggiamento è quello positivo, è quello cioè, di starci vicino nel nostro sviluppo. Presidente, avrà un'uscita bimestrale, inizialmente online, ma poi naturalmente ci sarà proprio la rivista Il Trottatore. Ma allora sul Trottatore una cosa che io penso da parecchi anni, anche per copiare un po' le riviste che ci sono in giro per il mondo, c'è una rivista in particolare che a me è sempre ingolosito, mi è sempre piaciuta, è sempre molto apprezzata da tutti gli operatori della Scandinavia, del Nord Europa, è una rivista diciamo paritetica, anche se proprio non è così, perché insomma ci sono dei presupposti diversi. Comunque c'è una rivista che esce mensilmente, che credo, o almeno parlando anche con i nostri amici, colleghi del Nord Europa, viene letta con maniera stanca e viene letta male, mentre c'è un numero, in Svezia lo chiamano winter number, cioè il numero invernale che si legge di fronte al gabinetto durante le vacanze natalizie. Noi in Italia ci piacerebbe fare un numero primaverile, cioè prima della stagione di monta, ai primi mesi dell'anno, e fare un numero di primavera cartaceo, omnicomprensivo anche di pubblicità, anche di
informazioni di tutti i tipi e che sia un numero dove magari tutti gli appassionati ippici la vogliano tenere gelosamente, non so, nella libreria o comunque tenerlo in evidenza, non magari buttarlo nel cestino come spesso certe volte è successo. Presidente, nel trattatore sono in vetrina anche le nuove iniziative, no, dell'ANACT, una su tutte, l'Ast ANACT a Roma, praticamente a Capannelle il 7 di ottobre, alla vigilia naturalmente del derby del Trotto, naturalmente per come dire, ripercorrere un po' anche quello che avviene oltre Alpe, no, che è molto interessante in tal senso. Ma sì, insomma, rimane sempre il concetto che bisogna cercare di copiare i format che funzionano in giro per il mondo. Il giorno prima del derby ci piacerebbe organizzare delle corse anche per 2 anni di richiamo, per dare un senso anche al weekend stesso. Ci piacerebbe avere 2 corse sulla lunga maschi e femmine e 2 corse sulla breve maschi e femmine, cercando di dotarle nella maniera più buona possibile, anche perché così per far scomodare i proprietari e le grosse scuderie anche che vengono dal nord o comunque da lontano, per avere un ritrovo il più possibile numeroso, il più possibile ricco nel weekend del derby. Cioè, noi in Italia non abbiamo eventi, noi ci siamo appiattiti sulla nostra programmazione e di fatto c'è tuttora la Lotteria di Agnano che richiama un sacco di gente napoletane ed è un avvenimento folcloristico che è sempre ben riuscito, e i D'Angelo in quello hanno sempre fatto un bel lavoro. Il giorno della lotteria direi un giorno di festa. C'era il campionato europeo di Cesena che era un'altra giornata di gran richiamo, altrettanto diciamo riuscita negli anni che furono, che un po' diciamo forse caduta di richiamo per via anche della dotazione che è stata ridotta. Però insomma, a parte quei pochi appuntamenti, adesso non vorrei dimenticare altri che magari si arrabbi qualcuno, ma non c'è mai stato un evento vero e proprio. E l'evento derby, che è la corsa più ricca per i 3 anni, è una corsa insomma dove c'è una dotazione importante, questa dotazione sarebbe giusto arricchirla attorno con degli eventi, e uno di questi possono essere appunto le aste, che speriamo riescano, speriamo che vada tutto bene, è un'iniziativa nuova. Io ricordo, ero veramente giovane, avrò avuto forse il Braghe Corte, che c'è stata l'asta di Roma sotto un tendone da circo tanti anni fa. Qua i presupposti sono diversi, vorremmo fare un asta evento, fare anche appunto una pre-serale, anzi serale, asta serale con cena, dove sarà servito appunto la cena, quindi un servizio catering, cioè cercare di fare qualcosa di un po' elegante, un po' bello, perché altrimenti rischiamo di appiattire tutto il nostro mondo ippico. Noi no, dobbiamo creare eventi, creare momenti che richiamino la gente, richiami anche nuovo pubblico, perché se creiamo degli eventi piacevoli forse qualcuno anche di neofita si avvicina. Se facciamo un programma piatto e molto diciamo avvilente, è più facile che scappino quelli che sono già presenti che piuttosto che arrivi gente nuova. Roberto, le ultime considerazioni che facciamo con lei sono legate anche alla rivoluzione del Gran Premio ANACT, no? Trasformato nel nuovo format ANACT Stake Plus. Sì, è un'idea che è nata diciamo quasi per scherzo a casa di amici allevatori, e l'ha voluta fare un po' nostra. È un format nuovo che va sicuramente sviluppato, può andare sicuramente migliorato, potrebbe avere dei risvolti anche molto molto piacevoli in futuro. È un format che va migliorato e va cresciuto e va coccolato, perché è una maniera di ripeto portare un po' di vento fresco, vento nuovo nel nostro settore. L'idea era anche quella appunto di creare un derby dei 4 anni che di fatto non esiste, non c'è, e anche quello per i 4 anni che
sappiamo, magari hanno un programma un po' meno ricco, e anche questo è un evento che credo possa solo far piacere a tutti. Abbiamo avuto un'ottima risposta da parte degli allevatori, anche superiore alle nostre attese. Ci sarebbe stata una risposta ancora maggiore se non fossimo stati ferrei sulle date di iscrizione, le date di ammissione dei cavalli iscritti, perché volevamo anche fare le cose con una certa serietà e quindi non derogare, a iscritti tardivi. Questo mi è dispiaciuto, ma vorrà dire che il prossimo anno tutti gli operatori staranno più attenti. Molto molto bene, la ringraziamo Presidente, le auguriamo buon lavoro, naturalmente avremo poi occasione naturalmente di poter dibattere di nuovo su tutto il mondo che è quello dell'allevamento del trotto in generale, anche quando avremo poi la prima uscita proprio del trottatore anche a livello cartaceo, che sarà molto interessante naturalmente Sì, da leggere e osservare. c'è una data quest'autunno che sono esattamente 70 anni dall'uscita del primo numero del trottatore, che potrebbe essere che in questa data faremo anche un'uscita cartacea, ma è tutto ancora da studiare, tutto da decidere, tutto da vedere. Grazie Presidente, buon lavoro, buon pomeriggio. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, grazie al Presidente dell'ANACT e direttore del trottatore Roberto Toniatti.